Eccoci qui nella finalissima di 7 Cup 2. Arbitro Dario Volpe, ingresso in campo. Bocadillos sul lato destro e EAM sul lato sinistro. La finalissima, i protagonisti arrivano al centrocampo, si dispongono verso la telecamera. Eccoli al completo, bellissima panoramica. Grande saluto al pubblico. Perfetto, vediamo lo stretto di mano qui. Grandissimo evento. Chi passerà alla storia della 7 Cup? Bocadillos o EAM? La sentenza ai posteri. Qui con me in regia Gennaro Ivoni a fare il commento tecnico. Tiraccio di Rengo che spara altissimo. Ripartenza di Turco che appoggia per Migliaccio e non riesce a dare forza alla palla. Viola per Barbati, Barbati ci prova di forza, arriva sul fondo, mette la palla in mezzo, ma brutta entrata. Corsa è molto corta e segna il primo gol della finalissima il difensore centrale degli EAM che sblocca il risultato. Bocadillos perde questo pallone in fase di impostazione, lancio lungo per Barbati ma Mirone salva il risultato, il numero 4 Silvestro con una guardia, contropiede Aloy, grande parata di Barbato in angolo, Aloy aveva trovato un ottimo diagonale, lancia lungo, ottimo Barbati che lascia scorrere, prova il gol del 2-0, ottima la sua manovra, il lancio di Scogna Miglio. Vediamo il capitano trascinatore della squadra. Bocadillos in difficoltà, colpiti a freddo per Marigliano, errore di Marigliano che serve questa palla all'attaccante, il numero Nando Aloy che trova la rete del 2-1. Sfiora la rete del pareggio Ringo. Calcia lungo il difensore dei Bocadillos che il cross si trasforma in un tiro, il portiere è costretto a mettere in calcio d'angolo. Viola scende sulla fascia destra, prova il tiro dalla distanza ma Mironi è attento, regge il pallone, esce, palla al piede, Ringo che serve Turco mette in mezzo ma Marigliano, ottima la prestazione di Marigliano. Jovine appoggia per zona, protegge bene Barbati, si trova la palla sul piede ma non sfrutta, un'ottima occasione. Le squadre andranno a riposo, riprenderemo nel secondo tempo, vi lasciamo con l'intervallo di 7 Cup, secondo tempo 2-1 a favore del Bocadillos, scusate dell'EAM in maglia gialla contro il Bocadillos in maglia giallo cerchiata. Di Rengo fa ripartire il contropiede, Bottone verso Migliaccio, carica il destro, la deviazione che poteva mettere fuori gioco. La coordinazione. Palla che si spegne sull'angolo sinistro, che nel traffico esce. Nandolo carica il destro, la respinta non arriva, si vede giusto. EAM, 2 contro 2, ancora lui, cerca di salvare Silvestre, lo salta, carica il destro che finisce sui piedi del portiere, forse avrebbe dovuto servire l'assist al compagno Jovine, ma ancora zona, la bomba da fuori. E... zona, per Jovine, calcia e non trova la porta. Migliaccio! Non trova la porta, anche lui non trova il gol del 2-2. Molto ben calciata, palla di poco al lato. Grande gol di Bottone che pareggia il bomberone dei Bocadillos. Finalmente trova la rete del pareggio, ottima la prestazione dell'attaccante in maglia giallo-blu.
Vediamo, sentiamo il tifo a bordo campo. Serve Descalzi sulla fascia sinistra. Molto bene Rengo, che appoggia per Bottone. Bottone non trova la rete, il 3-2 clamoroso, il salvataggio di Barbato. Eh sì, calcione di Barbati che però se ne esce bene. Intervento di Aloy sotto porta. Ma salvataggio o errore, non sappiamo cosa. Schiacciato anche l'altro fratello Aloy. No, non è riuscito a trovare la rete. Bottone va a disturbare la barriera. Migliaccio va in corsa breve. Traversa di Migliaccio che però una soluzione. Aloy. Aloy è velocissimo, zona va a coprire. Allora Bottone non controlla bene, ma Migliaccio ancora una volta cerca quell'angolo. Scognamiglio lancia lungo, diciamo che più un tiro che un cross, e Mirone si supera, salva il risultato con un tuffo, fischia alla fine, termina sul 2-2 la finalissima di 7 Cup Bocadillos e AM. Primo rigore sul dischetto Rengo, Barbato. Parte subito 1-0. Lo para Mirone lancio sul dischetto in corsa breve, la piazza mediere in corsa per lui e la piazza in corsa breve. Forza molto lunga di Scognamiglio che come sempre si coordina e la tocca Mirone contro Barbato, quarta serie di rigori. Rigore scempio, parte piazza Bottone palo fuori di Barbato. Barbati vincono a casa 20 10-12 in corsa centrale. Vincitori della 7 Cup 2010-2011. Vediamo i festeggiamenti. Andiamo a vedere i festeggiamenti degli AM che hanno lottato fino alla fine per questa finalissima. Grande gioia per il team in maglia gialla. Sentiamo il coro. La 7 Cup quest'anno è gialla come gli dei Bocadillos. Chiudiamo qua il collegamento, dai. Vediamo aspetta.